Ma dov'è il numero di fede, porca troia? Fermando il video su questa faccia alquanto ritardata, mi invito a passare già da subito sul canale di Sara che vi lascio qui sotto in descrizione. La ringrazio per la disponibilità e... Vabbè, se vi piace questa serie, insomma, fatemelo sapere con tanti mi piace, ecco. Basta, vi lascio al video e ciao. Dai, su, vediamo se magari a quest'ora è sveglio, Fede. Pronto? Pronto? Per una volta che potevo stare a letto per davvero, mi suona il cellulare, guardo l'ora 8.00. No, vabbè, pensavo di trovarti un po' più carico. Sveglia, suona. Perfetto! Io penso che se questo era il buongiorno, cominciamo super bene. Oh, per una volta che ti chiamo presto, non la fare lunga, eh. Odio tutti! Oh, ma stai calmo, Fede, te ci sei o no? Non ci sono le stelle. Ok? E quindi? Ma comunque. Stiamo svegli. Proprio non fa una piega. Sono i sintomi che sto perdendo il senno. Che fate di bello? Leggo l'iPhone sulla tazza. Tra tutte le cose, proprio quello. Vabbè. La giornata inizia storta, ma si può raddrizzare. Vabbè, dai, su. Fede, te come va? Come, scusa? Fai il serio, per favore? Ti vorrei dire che va tutto bene. No, dai, Fede. Più chiedi aiuto e più non arriva nessuno. Ascoltami, siamo qui, se vuoi ne parliamo. Fino a un mese fa avevo perso la speranza. Problemi con la ragazza? Eh sì. Me ne vuoi parlare un po'? Dai, proviamo e poi vediamo che succede. E che succederà mai, voglio dire. Ma io non so nemmeno che persona ho davanti. Benissimo! Almeno lo sai quando è nata. Nata nel 2000, ti ha detto nel 98. No, 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 ascolta, o 2000 o 98, devi essere chiaro. E che i 18 li compie ad agosto. Ancora minorenne. Pensavo fosse amore, invece eri una escort. Ah, e tu me lo dici così? Col dildo di plastica. Scusa se mi permetto, ma non ti fa un po' schifo? Il bello d'essere brutti. No, 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 voi siete matti tutti. Ti togli i vestiti di dosso. No, 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 no. Che le dà 50 sfumature di grigio. Fai quello che vuoi, ma non mi interessa. L'ha portata alla parrocchia se la sono scofanata. Comunque. Attento. E se lei t'attacca un virus, basta prendersi il Norton. Cos'è, vuoi scherzare? Viala, gonna, maglia, tanga. Fai serio? Che per quanto si possano amare sulla carta, sono destinati a mangiarsi l'uno con l'altra. Ogni vizio è una condanna. Non è una scusa questa, e lo sai. E infatti si fa gara a chi ce l'ha più grosso. No, 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 vabbè, no, no. Io non ho sentito niente. Ti guardo con l'occhio, dallo faccio, non lo faccio. Basta. E abbiamo critiche sul sito, fai schifo, venduto, fallito. E beh, ragazzi, datemi una calmata. Copriamoci di insulti. Cioè, io vi reputo persone mature. Almeno tu mi vuoi bene. Insomma. Nascondo gli occhi tristi, come se ci riuscissi. Ho un'idea. Sono in riva al fiume ad aspettare. Stasera tutti a cena? Lo mangio merda da 20 anni, ma non perdo l'appetito. Ristorantino? Abbiamo speso un patrimonio. Ma. Con i risparmi non mi compro la Porsche. Fede! Chiedimi cosa penso e ti preparo un bel monologo. Tu. Io sono uno come tanti. Tu puoi, vero? Assegnateci assenti. Ma come? Dici che mangi merda da 20 anni? Sai il sapore della merda e chi solo il profumo. Ma non scherziamo. Sono un malato del risparmio. Sì, le solite scuse. Per questo faccio un po' di terapia di Groupon. Ma va. Tutto quello che ho. Allora. Non c'è niente da capire, non c'è niente da spartire. Potevo aspettarmi tutto da te. Uno. La ragazza del 98. Due. Che mangi male. Pensa a questa merda, c'è più di un uomo in mare. Che hai un amico. Sudicio! Forti! Ecco, appunto. Va a puttane come gli uomini al governo. Ma ridursi a Groupon. Stasera niente alcol, voglio bere le mie lacrime. Groupon. Io vi chiedo pardon. Sempre il solito scroccone, oh. Davvero trovi che sia diverso?